caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Fabio Caressa e Luca Marchegiani sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Ciao Fabio, ciao a tutti. E ora si fa sul serio, si parte. Fase di stallo. Birsa. Gaetan perde l'equilibrio. Prova il filtrante. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Occasione per il contropiede. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Grandissimo! Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. E va a colpire di testa! La palla entra in rete! Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Cacciatore, Birsa, si libera la grande. Cucciarelli. Così senza varchi non avevano alternative. Prova la giocata nello spazio. Lucas Castro riconquista la palla. Goppi. È davvero una bella serie di passaggi questa. Canales. Cucciarelli dimostra di saper fare anche il difensore. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Vuole la profondità. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Cerca un compagno, arriva sulla palla e interrompe l'azione. Lancio lungo del portiere. Birsa e trova bene il compagno. Qui deve tirare. Ha colpito con grande rapidità. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Pires, scodella in avanti. Gaetan. Canales. Palla in profondità sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Può crossare. Marchese, occhio al tiro. È un grande riflesso qui. Bravo, qui il giudice di gara ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale l'ammonizione. Pires la metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono arrivati. E il primo tempo finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto.
Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Cacciatore recupera un pallone importante. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Ottimo passaggio, deve tirare. La mette sulla sinistra. Pericolo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Tenta la conclusione. Gol! Rete importantissima. Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. Marchese porta a casa la terza rete della stagione. Attenzione a bordo campo, mi sembra ci sia una sostituzione. E si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Cacciatore, effetto il lancio sulla fascia. Cross di Birsa. Deve essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Vuole la profondità. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Radovanovic prova a prolungare. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Gioca con un pallone lungo. Bell'anticipo, pericolo sventato. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Etemai con il lancio sulla fascia. Etemai cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Palla in avanti verso il compagno. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono... pericolo! E potevano portarsi sul 3-0. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare tre gol. Non è andato lontano dalla rete. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Bravo qui il giudice di gara. Ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale l'ammonizione. Birsa. Lucas Castro con la palla alta sulla fascia. Intercetta il passaggio, pericolo. Vuole il lancio filtrante. Canales. Palla contesa e recuperata. Ed ecco il fischio finale. Tutti sotto la doccia. Hanno conquistato la vittoria dopo una partita impeccabile. E hanno mostrato spirito di squadra, mentalità e grande personalità. Siamo arrivati ai titoli di coda, grazie a Luca Marchegiani qui a fianco a me e buona prosecuzione di serata.